in bocca al mister e gli dice: stai muto! Non stanno capendo più niente. Non stanno capendo più nulla. Che campionato stiamo vedendo? Signori! Amici di Cristian Calalus e Second Side, è con immenso piacere che vi comunico che innanzitutto vi do il benvenuto e ben ritrovati su Football Manager, ma abbiamo toccato e superato quota 1000. Grazie davvero di cuore a tutti quanti. Ragazzi, è fatta, ce l'abbiamo fatta. Il primo big traguardo è stato raggiunto. Sono felicissimo di condividerlo con voi perché è stato un momento esaltante quel giorno quando vedevo ancora quel 999. Dai, dai, ci siamo arrivati, 999, 999, poi boom, 1000, fantastico ragazzi. Grazie mille di cuore a tutti quanti voi per la vostra partecipazione, per il vostro sostegno. Grazie, continuate a farlo, stiamo crescendo, lo stiamo facendo nella maniera giusta e quindi andiamo bene così. Allora, Louletano Real, quale modo migliore di festeggiare la quota 1000 con lo scontro diretto contro la capolista? Il Real all'andata finì 2-1 proprio per gli ospiti in casa loro. Fuori casa, come sapete, non andiamo benissimo, siamo ancora a caccia della nostra seconda vittoria in campionato, non l'abbiamo ancora fatto in questo girone di ritorno, però signori, lo scontro che si prospetta oggi è davvero molto interessante, perché se diamo un'occhiata alla classifica siamo proprio a 3 punti dal Real, quindi battendoli avanzeremo sicuramente in qualche posizione, anzitutto agganceremo proprio la squadra che affronteremo oggi, che avrà comunque sia Juan San Martin e Bruno Oliveira fuori. Noi invece recuperiamo tutti, ancora però non al 100%, il nostro pezzo pregiato che adesso vediamo in che condizioni è. Ancora no, Gabriel Silva non è proprio al 100%, però proviamo a vedere. Allora, Gabriel Silva no, io non ti posso ancora far giocare, vedete ancora è 45 minuti, però magari al secondo tempo... Che ne pensate? Facciamo giocare ancora Wallace, che ne ha voglia di giocare, di lavorare, sta lavorando anche abbastanza bene, anche se ha firmato per un'altra squadra, quindi purtroppo a fine anno se ne andrà. Buon per noi perché disordine. Allora, Martins, Vinicius, Rangel, Parada, Cavadas, Martins, Salas, Wallace, Venanzio, Batista, Ferreira, Edoardo, Sousa. Abbiamo purtroppo perso per un paio di giorni Bruno Goulart, che anche lui è da monitorare, ancora un po' fuori forma, però potrebbe anche lui subentrare in corso d'opera. Formazione del Real che con il 4-4-2, che ve l'ho detto, a noi è, per noi è molto indigesta come formazione, lo è sempre stato storicamente con il mio modulo. Speriamo oggi di battere gli 11 di Bruno Alvarez, primi in classifica, schermata molto interessante con casacca addirittura nera-azzurra. Il pubblico pagante 671, noi il massimo che abbiamo fatto è stato la scorsa partita in casa 700, mi pare 10. E allora, partiamo con la cronaca, sono subito gli ospiti con questo calcio di punizione, direi da 25 metri. Scarsi, Orazio Rau, palla deviata, attenzione, stop dentro l'area di rigore, il tiro, madonna mia. Martins per Salas, Leandro e Ferreira, ragazzi, da quella parte noi abbiamo un deficit non indifferente. Orazio Jau, Oba, va fuori la marcatura, attenzione, lì è solo, era solo, ragazzi. Allora, intanto mettiamo in mentalità equilibrata, incoraggiamoli, sono ancora i padroni, gli ospiti, ad avere il pallino del giuoco. Noi siamo con una tattica oggi forse un po' troppo attendisti, vediamo se riusciamo a ripartire con Martins. Poggio per Edoardo Sousa, libero per Leandro Ferreira, che viene bloccato con Cretino, ma poi arriva Edoardo Sousa a fare lui il lavoro sporco, signori. Fa lui il lavoro sporco, che ve lo dico a fare, signore, il nostro bomber. Qui l'imbeccata era giusta, peccato che Leandro Ferreira dorme, ma meno male che sta palla è finita sul piedino magico di Edoardo Sousa, che con un fendente destro porta in vantaggio il Louletano. Signori, stiamo sognando. Mosca, zitto. Ancora Wallace,
Attenzione perché lo vede scattare. Serve ancora Leandro Ferreira. Leandro Ferreira qui, attenzione, con un gran dribbling mette a terra l'avversario. Incredibile! Mette il dito in bocca al mister e gli dice: stai muto. Signori, qui intanto c'è stata una finta che, guardate qua, oppilala, supera un avversario e poi la va a mettere sotto le gambe di portiere e difensore centrale. 2-0 Lauletano. It's a magic moment, guys. Ancora non ci fermiamo, signore. Vogliamo mettere proprio al tappeto l'avversario. Martins per Xavi, Venanzio, Salas ancora in giro per... indietro per Cavadas, Wallace allarga benissimo per Vinicius, Rangala ha tutto lo spazio per poter mettere al centro il palo. Non stanno capendo più niente, non stanno capendo più nulla. Ora dalla bandierina Xavi Benanzio, siamo al 42esimo. Mamma mia, quanti rischi sta correndo adesso la retroguardia del Real, che sembra la brutta copia di se stessa. Attenzione però, perché adesso un'azione di contropiede, il tiro, gran gol. Gran gol, quarta rete di Matar Manga al 43esimo. Questo è un gol pesante. Questo è un gol pesante perché andiamo al riposo con un solo gol di scarto. Qui gran bellissima azione elaborata, molto ben fatto anche il tiro. 2-1, tutto riaperto, signori. Che partita, direi, che partita. 2-1 primo tempo, signori e signore. Benvenuto a The Show Must Go On. Allora, quello che ho visto stasera mi soddisfa. Come no? Finora abbiamo fatto molto tiri. Andate in campo, giorno. Oh, sono felice della prestazione. Continuate così, ma facciamo molta attenzione. E allora, parte la ripresa. Siamo noi a gestire il possesso iniziale. Parada. Wallace. Vinicius Rangel. Ora Rangel è qui, stavolta perde la palla. Attenzione. Allora, ripartono da dietro con Luca. Guga. Pressati. Attenzione, passaggio per Oba. Grassa. Ora Grassa centralmente per Siga. Attenzione perché Sabi Venanzi è stato già ammonito. Quell'entrata mi aveva un po' spaventato. Siga, ancora lui. Questi, attenzione perché stanno cercando il pertugio. È bellissima questa apertura, mamma mia. E allora vediamo come siamo messi qua. Ancora resistiamo. Martins non una gran bella partita per il momento. Siamo al 67esimo. Leandro Ferreira. Cavadas. Siamo adesso noi a provare l'attacco. Proviamo a chiudere sta partita. Spegnere gli entusiasmi. Batista. Deve servire il compagno. Azione solitaria. Infatti finisce con un tiro che non accenna a preoccupare Mosca. E adesso però rilancia lungo. Sabi Venanzio. Qui possesso al centrocampo. Riparte allora la controffensiva del Real. Bella squadra. Ancora per Oba, molto molto utilizzato. Attenzione, qui per un attimo c'era stato un break. Manga si lascia andare. Attenzione il tiro. Mamma mia la deviazione. Qui abbiamo fatto una grandissima cazzata, eh? Abbiamo fatto una grandissima cazzata. Attenzione a questi calci da fermo. Come al solito arriva Zac dalla bandierina. Salas interviene. Lo fa in maniera pulita. Stop, stop, stop alle telefonate. Allora, facciamo rientrare in squadra il nostro mitico. Allora, Gabessi, Wallace, come stai giocando tu? Wallace è il migliore in campo, quindi Wallace non va toccato. Venanzio, secondo me, ammonito, potrebbe dare il posto a Gabriel Silva. Non ci hanno tutte e due. Allora, Gabriel Silva vuole giocare come regista arretrato. Io te lo faccio fare, però supporto. Questi creano problemi. Qui c'è un fallo, attenzione. Batista, doppia ammonizione per lui. Attenzione perché giochiamo in 10 contro 11. E allora ci dobbiamo un attimino ricompattare. Innanzitutto, mentalità adesso va prudente. Facciamo una cosa. In possesso, giochiamo la destra. Vediamo cosa succede. E facciamo più disciplinati, ragazzi. Non voglio stravolgere il modulo, però impostiamo il gioco più sulla destra, visto che a sinistra abbiamo perso un uomo. Mancano 2 minuti. Manca un minuto. Signori, l'abbiamo portata a casa. Abbiamo restituito il favore al Real.
direi ottimamente ben fatto, e adesso la classifica sarà una sorpresa. You team score tu, vabbè, abbiamo segnato per 20 partite consecutive. Allora, l'Oriental pareggia, questo già è fantastico. Il Vitória Setúbal pareggia. Signori, preparatevi perché ci sta per arrivare una classifica di tutto livello. Allora, siamo primi a pari punti con il mondo. Siamo primi a pari punti con tutti. Col Real, con l'Elbas e col Vitória Setúbal. Siamo già a 5 punti di vantaggio dalla Vasco Gama Vidigueira, che sarà il nostro prossimo avversario fuori casa tra 7 giorni. E signori, qua diventa interessante, anche perché mancano 7 partite e siamo al comando della classifica assieme ad altre 3 squadre. Che campionato stiamo vedendo! E allora prepariamoci per la nostra seconda partita, Vasco Gama Vidigueira Louletano. E allora ragazzi, eccoci qua per il nostro secondo appuntamento nel video di oggi, un altro scontro molto importante con una squadra che ancora ha ambizioni di agganciare la zona alta della classifica, si trova proprio a 5 punti dal nostro 11 che al momento è a pari punti con altre 3 squadre, quindi classifica molto interessante, alla fine vedremo chi la spunterà, ma per noi la trasferta, sapete bene, è un tabù, quindi dobbiamo andarci un attimino con i piedi di piombo. Perdiamo però purtroppo oggi Venanzio, l'ho preferito mandare a casa proprio per non gravare sulle casse della società, perché comunque se l'avessi mandato dal fisioterapista non avrebbe comunque recuperato per questa partita, invece l'ho mandato a casa per 10 giorni, così comunque recupererà per la prossima, perché ci sarà la pausa. Quindi recupererà la prossima e non graverà sulle nostre casse. Dopodiché ragazzi, oggi si gioca con gli 11 che abbiamo, i più forti che abbiamo al momento. Martins in porta, Rangel, Parada, Cavadas, Martins, Salas, Gabriel Silva. Gabriel Silva oggi gli facciamo fare ancora una volta il regista arretrato a supporto. Batista, Ferreira ed Eduardo Souza. Perché lo facciamo giocare così? Perché vuole giocare in quel ruolo ed è una promessa che gli ho fatto, ecco perché ha ancora il morale basso. Oggi quindi subentrerà Matos, a destra confermato Ferreira. Ferreira sta crescendo, già la prestazione che ha fatto l'ultima volta ci è piaciuta, condita anche dal gol che teoricamente ci ha dato la vittoria, il gol del 2-0, frutto anche di un bellissimo, signori, un bellissimo dribbling secco sull'avversario e poi un gran bel gol. Non gli voglio mettere moltissima pressione, però gli vorrei fare capire che ce la possiamo fare, ragazzi. Oggi vincere significherebbe non solo sfatare il tabù delle partite fuori casa, ma significherebbe anche potenzialmente agganciare da soli la vetta della classifica. 3-4-3 per l'avversario con Pasinho. Ma a voi questo qui sembra un calciatore? Io più lo guardo a questo ogni volta, anche all'andata mi aveva un attimino lasciato così. Pubblico delle grandissime occasioni da quelle parti, signori, cioè praticamente una bella concentrazione, perché però 236 tifosi praticamente sono solamente quelli della curva, perché c'era uno spezzone stracolmo di tifosi. Primo tempo privo di emozione, non è successo praticamente nulla, due squadre che si stanno inchiodando su questo risultato anonimo. Allora, possiamo ancora vincere, dobbiamo migliorare ragazzi, forza, forza che sta partita si può portare a casa. Perché non mi sembra che loro abbiano fatto qualcosa, perché il computo totale è di 5 tiri a 3. Allora, 72esimo, non è successo nulla ragazzi, però l'unica cosa che dobbiamo fare intanto è sostituire. Vediamo se cosa riusciamo a fare, perché ripeto, abbiamo due assenze nei punti più importanti. Allora, farei giocare Goulart a destra al posto di Ferreira, anche se sì, Ferreira non sta giocando bene. Ma non stanno giocando bene neanche Matos, quindi teoricamente faccio entrare Wallace, che però è nervoso, a me sta cosa è nervoso. Matos è motivato dal feedback, quindi si sta riprendendo, gli do ancora una chance. Non neanche una gran prestazione Eduardo Souza, insomma è una partita brutta in generale, Niente, facciamo uscire Souza e faccio entrare al posto suo Ribeiro. Almeno gli facciamo fare un po' di minutaggio a sto ragazzo. E faccio uscire anche Salas. Gabriel Silva lo puoi fare quel ruolo. E allora a questo punto io ti metto al posto di Salas e gli mettiamo Wallace. Ultimi 5 minuti più recupero. E sono 5 minuti di recupero. Attenzione, 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 attenzione a questo momento. Guardate, ma lo vedete che è tutto pieno quello spalto? Ma noi siamo noi 236. Attenzione,
No! E abbiamo provato un schema con Matos, porca la purrella! Che abbiamo sprecato l'occasione proprio all'ultimo secondo. Ma perché non ha tirato? Perché abbiamo fatto lo schema. Va bene, ragazzi, ci portiamo a casa un punto che in questo campo non era facile. Avremmo dovuto vincere la sta partita però, eh? Allora, vediamo gli altri risultati. Vediamo che succede. Allora, Vitores Dubal perde, però perde contro l'Elbas. Quindi l'Elbas va a 37. Noi andiamo a 35, pari col Real. E saliamo quindi di una posizione perché il Vitores Dubal rimane a 34. Allora, vediamo un attimino la situations. Allora, vediamo la classifica, ragazzi. Perché questa è una classifica che si deve vivere giornata dopo giornata, ragazzi. Allora, siamo terzi a pari punti con il Real. E come detto, l'Elbas adesso è la nuova capolista. Insomma, è una classifica che si contorce, cambia contorce. Noi la prossima la giochiamo contro l'Oriental. L'Oriental è nono in classifica. E se vi ricordate bene, l'Oriental è stato al comando della classifica per almeno 2-3 settimane. Poi c'è stata una caduta a picco. Quindi la nostra 21esima giornata, signori, potrebbe essere veramente molto importante. Si gioca in casa. Recupereremo sicuramente tra 8 giorni. Cazzarola Venanzio. Ero convinto che ci avessimo la pausa. Magari lo riusciamo a recuperare in extremis. Sicuramente recuperiamo Batista. Va bene ragazzi, ci vediamo nelle prepartite. Se ci sono cose, situazioni, eccetera, eccetera, vi faccio sapere. Allora, la squadra è infelice per la situazione del club perché vorrebbero che ci buttassimo sul mercato. Però al momento siamo rimasti abbastanza bene, nel senso che io ho detto che comunque in squadra abbiamo gente di qualità che possono ovviamente al momento gestire bene la situazione, quindi ci siamo lasciati contenti. Per il resto ho fatto un cambiamento solamente sull'allenamento della settimana scorsa. Se volete ne facciamo, andiamo a rivedere l'allenamento di questa settimana. Anzi, questa settimana ormai non possiamo fare. No, possiamo farlo, sì. Allora, vediamo un attimino il calendario dell'allenamento. Allora, la settimana che ci vede adesso contro l'Oriental avrà la seguente organizzazione. Allora, noi al solito, vediamo un attimino. Allora, sì, ci possiamo lavorare, soprattutto su martedì e venerdì possiamo lavorare. Vedo che non stiamo facendo praticamente nulla a livello difensivo, quindi dobbiamo lavorare anche sulla difesa. Questi sono movimenti. Allora, facciamo una cosa. Lavoriamo di difesa e facciamo difesa disimpegnata, mentre invece qui il venerdì, sempre di difesa, ci facciamo difesa sulle palle alte, ragazzi. Effetti, colpo di testa, marcatura tecnica, concentrazione, posizione, quindi aumenterà il livello dei nostri ragazzi. E allora ragazzi, eccoci qua per il nostro terzo ed ultimo incontro della nostra puntata di oggi, che potrebbe finire davvero, ma davvero bene, ragazzi, perché se noi oggi vincessimo, si prospetterebbero delle situazioni molto interessanti, quella situazione lì, capito? Quella sensazione, cioè, vabbè, no, mancano poi 5 giornate, capito? Cioè, insomma, questo è un campionato che si definirà, penso, all'ultima giornata. E vedendolo così come si sta muovendo, penso che proprio arriveremo all'ultima giornata. Ad ogni modo, l'11 titolare di oggi, Martins, ma abbiamo Barrangel leggermente malaticcio. Io noto che questa squadra, essendo una squadra di categoria molto bassa, quindi piena di giovani, è una squadra che si ammala molto facilmente, quindi febbre, raffreddori, mal di pancino. Ragazzi, dai. Un po' di fermenti lattici, bivi possibilmente. Allora, Parada, Cavadas, Martins, Salas, Gabriel Silva, Venanzio, Batista. Oggi rientra abile da ruolabile. E poi Ferreira a destra ed Edoardo Sousa. Ci manca il suo gol. Manca da 2 partite, ragazzi. Quindi. Oggi in casa, speriamo che il pubblico risponda. Loro giocano con un 4-1-2-1-2 ad alberello di Natale. Con Vasco Faisca, signori, ex mitico giocatore. Ma noi siamo Lupus. Quindi. Allora, signori, le squadre fanno il loro ingresso in campo. I due mister si danno la mano. Noi abbiamo un taglio di capelli alla Scippatore. Parte l'Ouletano Oriental. All'andata mi pare che abbiamo perso. Molto probabile. Non mi ricordo bene. Comunque, Martins, siamo noi ad attaccare. Savi Venanzio. Leandro Ferreira al centro. Il gol! 11esima rete per il nostro Edoardo Sousa dopo 9 minuti. 1-0. Mamma mia, io quando guardo questo stadio me lo immagino stracolmo.
Che effetto. Ma guarda quell'Edoardo Sousa. Mamma mia! 1-0. Gran bella prestations. 649 di posi, ancora meno della scorsa partita. Erano 671. Boh. Ma lo hanno capito che ci stiamo giocando la promozione? O non ci credono? Secondo me non ci credono. Fabio Arcanio. Attenzione a questa bellissima palla. Tiro al volo. E sono sempre loro. Attenzione ai calci da fermo. Ugo Machado, il numero 10. Sempre guarda il piazzamento dei compagni. Mette al centro. Riusciamo a liberare per un attimo. Passo indietro. Il tiro e il gol. Questo è un gol bellissimo. Gli abbiamo dato troppo ma tanto spazio. Allora, nell'impostazione tattica dobbiamo secondo me piazzare uno o due uomini qua dietro. Perché guardate qua. Guardate qua. Si è trovato solo. Solo ad organizzarsi e schiacciare. Uno a uno. Oh, signori, che dobbiamo fare, raga? Dobbiamo rovinare tutto proprio adesso? E dai. Dai, un po' di... vitaminizziamoci, ragazzi, dai. Sparacchiata lontano. Questi prendono sempre palla loro. E dai, che mi sto cominciando ad irritare quando vedo queste cose. Bello. Batista, fai partire il contropiede. Indietro per Rangel. Dai, con molta calma. Va bene anche con molta calma. Batista, sempre lui. Si porta via un uomo. Serve Gabriel Silva. Si è... chiama l'1-2. Batista ancora. Alza la testa. Mette indietro. E qui c'è fallo di calcio. Calcio di rigore quanto una casa. Calcio di rigore quanto una casa, signori. Dio. Direi. Savi Venanzio. Dai, frate. E il gol. Minchia, l'aveva parata. Avevo detto l'ha parata. Me lo fate rivedere questo gol, per favore, perché non l'ho capito, onestamente. Me lo fate rivedere? Ma è stata una cappellata di Marquez! Hai tirato un rigore di merda, fratello! Ma va bene così, 2-1, mamma mia! Lo vedi che le vedo sul pezzo. Attenzione, perché l'eleco. L'eleco. Bravo! Ugo Machado, ancora lui, serve l'eleco. Entra dentro l'area di rigore. Tira il gol. È anche un grazzo di break goal. Ma porca la miseria. Facciamo attenzione. Concentrazione. Riviamo sto gran bel gol intanto. Perché il gol è bellissimo. E questo entra. Fa quello che vuole. La piazza di sinistro. Ed è anche un bellissimo gol, ragazzi. Ancora tutto da rifare. La seconda volta che ci facciamo raggiungere. Vediamo che dobbiamo fare. Mettiamo la mentalità offensiva. Rischiamo. Me la gioco. Gabriel Silva, la battuta. Potrebbe creare un'emozione. Entro l'area di rigore, non c'è nessuno. Batte e ribatte. Allora ritorna Salas. Siamo al 61esimo. Cavadas. Servito indietro Thiago Martins. Parada. Di prima per Gabriel Silva. Vinicius Rangel. Avanza qualche metro. Serve Batista. Batista entro l'area di rigore. Il gol! Oh, gran gol di Edoardo Lo Sousa. Mi mette in testa una doppiettina. Ragazzi, rivediamo questo gol. Questa è la tattica nostra. Questo è proprio il frutto della tattica. Guarda, toc. Guarda come sono piazzate tutte e tre. Bellissima. Bellissima, ragazzi. Bellissima. Ritorniamo in vantaggio. Vediamo se ci dobbiamo fare infinocchiare un'altra volta, Partita infinita, ragazzi. Allora, siamo al 77esimo e mi rincrescio doverlo dire, ma dobbiamo far uscire Vinicius Rangel, perché sta soffrendo. Entra Celsigno, oddio, non è proprio in forma. Dovremmo anche far uscire Cavadas, perché è stato ammonito, perché ora entriamo in una fase molto scomoda, però lo tengo ancora in campo, perché la difesa è un reparto che non va scombinato. Sul risultato di 3-2, per esempio. Fai uscire Xavi Venanzio, entra Wallace. Ma perché è sempre nervoso Wallace? Perché ti imposisci, fratello? 4 minuti, ragazzi. Oh, una partita soffertissima. Ma ce la portiamo a casa con gli interessi, signori. Signori. E allora. Signori. 7 punti, 3 partite. Volete vedere la classifica? Allora, intanto vediamo i risultati, che ci facciamo un'idea dei risultati. L'Elbas vince. Quindi mi dispiace dovrebbero dire, ma l'Elbas vince. Vince l'Elbas, vince, perde il Real e vince però il Vitória Setúbal. Quindi teoricamente dovremmo essere secondi. Sì, infatti siamo secondi da soli. Chiudiamo il video quindi in piena zona promotions. Questo Elbas non molla. Però ragazzi, noi adesso siamo lì.
siamo lì. Fra 7 giorni si gioca contro il Fabril Barreiro, che ultimo in classifica, che ve lo dica a fare. Il calendario prevede nelle prossime ultime partite, e penso che lo concluderemo il prossimo video, perché abbiamo, no, fra due video. Facciamo Fabril Ferreiro, Barreiro fuori casa, poi abbiamo lo scontro diretto in casa contro l'Elvas. Dopodiché abbiamo l'Immortal del sua, e poi abbiamo Vitória Setúbal in casa, quindi abbiamo praticamente gli scontri diretti in casa. E poi giochiamo contro lo Juventud Évora l'ultima giornata, che praticamente mi pare che è quintultimo. Signori, il calendario è buono. Se riuscissimo a battere sto Ferré, Fabril Barreiro, e arrivare allo scontro diretto contro l'Elvas, magari a pari punti o anche sopra di un punticino, signori, va bene. Lo volete sapere come andrà a finire? Vabbè. Pollice alzo in su, iscrivetevi al canale, commentate, condividete come state facendo, e noi ci vediamo al prossimo video, signori. Forza Lauletano, forza Lauletano.